Allora, vediamo dove ci eravamo lasciati. Vediamo un po'. Porca miseria, mi stavo guardando malissimo questo. Oh, ma che vuoi? Cioè, ti stai rubando casa mia? Oh, ma che tipo la parte fa? Guarda che ti caccio di casa, mi faccio un laccio, ti ci appendo e ti porto fuori a piedi, eh. Ecco, è inutile che fai no, ecco, appunto. Qui abbiamo fatto, qui, in quello Minecraft abbiamo già fatto un sacco di cose, ok? Adesso dovremmo iniziare a fare qualche achievement di questi che sono un po' più complicati, perché sono quelli che richiedono un po' più di ingegno alcuni, eh. E vediamo un po'. Allora, partiamo con, ecco, Tame an Animal, che deve farlo diventare amichevole. E quello lo possiamo fare. Get in a boat and float with a goat. Ma che cavolo vuol dire? Dove infilarci qualcuno dentro sicuramente. Vabbè, va bene, questo lo possiamo fare. Iniziamo con quelle cose più facili. Allora, facciamo così. Prendiamo i semini, prendiamo questo. Ok, così magari vediamo se becchiamo qualche mucca. Le facciamo diventare amichevoli. Vediamo un po'. Dove sta? Ecco, c'è anche la tua amica. Oddio, ragazzi, pecora marrone e pecora bianca. Che cosa daranno? A cosa daranno origine? Vediamo un po'. Oddio santo, sono compenetrate. È bianca! Bravi! Questo l'abbiamo fatto, finalmente. Breed all the animals. Cavolo, questo vuol dire che devo farli tutti. Ci vorrà un sacco di tempo. Vabbè, non importa. Questo magari lo facciamo dopo, ok. Adesso dobbiamo fare una barca e infilarci qualcuno dentro, secondo me, sapete? Scusa, vuoi entrare tu nella mia barca, per favore? Aspetta, vieni. Scusa, mettiti. Scusa, no, non ci passi? Non vuoi? Non vuoi? Ecco. Dai, su, vai nella barca, su, dai. Eccoli. Ah, non è così? Non è questo l'achievement? Pensavo di sì. Get in a boat and float with a goat. Ma forse... Ah, ma sapete che potrebbe essere proprio veramente... Mi sa che hanno messo veramente le capre, vero? Cavolo, trovare una capra. Come faccio a trovare una capra, ragazzi? Dove la trovo? No, io so che lì sono i cavalli, sicuro al 100%. Andiamo a prenderli. La pecora vaffa... Ecco, è il gatone. Perché scappa? Ragazzi, non mi vuole bene nessuno. Scappano tutti da me. Non gli ho fatto niente di male. Sono un povero Pablo. Niente di che... Dove sono i cavalli? Io mi ricordo che c'erano i cavalli, eh. Mi sa che non è di qua che stanno, sapete? Questo brutto presentimento. Mi sa che sono spariti i cavalli. Dove sono i cavalli? Maledizione, c'erano i cavalli una volta. Mi ricordo. Eccolo, sta lì, perfetto. Ci penso io a te, cavaliero. Vieni qua. E dai, fatti cavalcare, cavolo. Mi serve l'obiettivo, poi non me ne frega niente. No, scherzo. Aia, perché mi c'è. Ok, ce l'abbiamo fatta. Best friends. Minchia, guardi. Vaffanculo. Ecco. Oh, bene. Ma guarda tu sempre. Oh, ragazzi, me lo ruba sempre. Non è possibile. Cosa è? Oh, lo so. Prio, oh, ti dico, perché insomma. Eccomi. È rubato, vaffanculo. Ecco, buongiorno. Oddio. È felice. Lo sarei anche io se qualcuno mi rubasse il letto. Abbiamo fatto questo, adesso dobbiamo fare Team All Cat Variants. Porca la miseria, tutti i gatti sono 11 gatti diversi. Madonna, ci metteremo una vita. Potremmo provare intanto a prendere il primo gatto che ho visto prima, con questi 4 pesci. Non ho altri pesci da parte. Non ho altri pesci, però posso farmi una canna da pesca, sicuramente. Un 2 stress, mettiamo i 2 string. Perfetto. Oh, lui comunque è già mezzo stufato, posso essere sincero. Lascia pure, guarda, lascia pure le porte aperte, mamma mia. Non si rende conto di quello che fa. Andiamo a pescare che abbiamo anche il mare vicino, meno male. Omaro solo! Un dos, 360, tira! Vai. A parte che pescare sapete che dà un sacco di cose. Se voi mettete gli enchantment giusti, trovate un sacco di roba. Eccolo che arriva. Evviva! Un pesce è andato, vai, perfetto. Ecco, altro pesciazzo preso, bene. Ah, il pesce palla, guarda qui. E se la pesca in sé, in realtà, avesse un significato più profondo? Se noi fossimo qui a pescare con questo... con questa canna da pesca. Ma in realtà ci fosse un significato molto più profondo. Se tutto quello che qui vediamo non fosse reale, non lo sapremo mai. Nel frattempo però peschiamo e troviamo un sacco di pesciazzi. Questi pesciazzi ci daranno tanto cibo e ci faranno diventare ancora più forti, ancora più belli. Non riusciremo finalmente a prendere tutti i pesci del mondo. Mi sa che già basta, andiamo a vedere se riusciamo a dare al gatto. Ragazzi, era qua il gattito, dove è andato? Gattito! Eccolo! Gattito! Gattito! Pss, pss. Pss, pss. Pss, pss. No, dai, gattito! Vuoi quest'altro? Il pesce rosso e il salmone, vuoi? Gattito, vuoi questo? Vuoi questo cotto, magari? Por favor, gattito! Miau, cazzo! Mi ha fatto miau miau, ho visto il pesce e si era andato. Che gattito mi vuole? Gattito, vieni qui! Vieni qua, dai, che c'ho il pesce per te. Ecco. Evviva!
È bastato un secondo, vieni con me, dai, torniamo al villaggio. Abbiamo il gatto. Porca miseria, no, gatito fermo, porca miseria, non cascare giù, eh. È vero che non è tanto alto, ma insomma. Attenzione, gatito. Mamma mia. Avrà fare una brutta fine sto gatito. Come lo chiamiamo da gatito, ragazzi? Vuoi mangiarti questo che è un po' velenoso? Mi sa di no. Chiamano LeBron, va bene, lo chiamiamo LeBron. Gatito LeBron, mi piace. Facciamo una brutta fine. Gatito, vieni, gatito, su, dai, veloce. Che ha fatto gatito? Mi sa che si è perso gatito. Gatito, dove sei? Miau. Ti ho detto di venire su, che stai facendo qui? Sei incastrato nella cosa lì. Dai, su, andiamo un po'. Vieni, gatito, dai, su. E vieni con me, ti do da mangiare. Ti do da mangiare il pesce. Il pesce crudo, ok? Sto maledetto abusivo sempre, oh. Questo tanto ho capito che vuole il letto. Si è impossessato del letto ormai. È qui per sempre. Finché non ne metto un altro, questo starà lì per sempre. Quindi mi sa che ne metto uno proprio sopra la testa poi dopo. Scusa, no, non è che vorrei essere cattivo. Però insomma devi anche levarti da mezzo, sennò io non posso dormire, grazie. A posto. Quando è mattina poi vedi che è contento. Fa le scintille. Mi sa che è felice di vivere con me, vero? Un po' così, no, non ti va. Vabbè, capisco. Devo fare altre ceste, mi sa che le metto sopra, sapete? Anzi, le faccio subito e le metto sopra. Facciamo la doppia cesta e la mettiamo qua sopra, ok? Uno e due così... No, le ho messe separate, cavolo. Ho finito l'accetta. Ecco, questo è un problema. Hai visto, LeBron? Lo so, non mi guardare così. Sono... Dammi, capisci bene anche tu. È da 5 anni che non gioco a Minecraft. Devi darmi un attimo di pace, dai, su. Sì, però non mi guardare così, dai. Oh, tutti mi guardano come se mi stessero giudicando, comunque, veramente. Siete bravi voi, eh? Dobbiamo andare nel Nether. Dobbiamo iniziare a fare le cose importanti. Non le cose come i polli. Cioè, i polli possono anche restare qua. E adesso l'obiettivo è andare assolutamente a fare un portale. E facciamo una cosa, anzi, prima di fare questa cosa, andiamo a cercare un punto migliore dove andarci a posizionare. Perché il villaggio è perfetto per le cose da mangiare, è perfetto per tutto quello che ti serve. Però poi, all'atto pratico, il villaggio, ok? Specialmente nella savana, non è che ti offre un granché. Quella che cavolo è una montagna gigante. Porca miseria. Ma è immensa sta montagna. Devo esplorare un po' perché voglio trovare un posto migliore per fare casa. Oh, eccolo qui il portale. Porca miseria. Questi buchi in mezzo mi faranno morire. Ecco il portale, il mezzo portale. Oh, sì. Protection 3, porca miseria. Perfetto, questo è proprio quello che volevo. C'è anche la Netherrack. Non è male per niente. Quindi teniamoci da conto questo posto, perché potrà tornarci assolutamente utile prestissimo per fare altre cose. Vamonos. Wow. Il regno delle zucche. Quasi a questo punto. Favorisco. Grazie. Non vedo niente queste... Non vedo niente con le nuvole. Perfetto. Perfetto. Buongiorno a tutti. Vedi questa? Ecco appunto. Meglio se te ne vai. Ha capito tutto. Meno male. Cioè che devo togliere la shader, se no non vedo niente. Porca miseria, non vedo da un palmo dal mio naso. Con queste nuvole, per carità, bellissime, però non vedo niente. Devo togliere la shader. Era così bello stare con la shader. No! Vabbè, pazienza. Il lobo! Vieni qui! Amigos, come stan? Hola, hermano! Cazzo, non vuole essere governato. Fatti governare, sì! Sei diventato mio amico. Mazza, che faccia brutta che c'hai, porca miseria. La giungla! Sì, questo volevo. Meno male, devo trovare i gatti nella giungla. In più c'è il bioma, eccolo qui, della foresta, che è perfetto per prendere tutto il legno che ci serve. Quindi non è tanto lontano, francamente. C'è anche una pozza di lava, bellissima. Oh, ma questa è una notizia fantastica. C'è un altro mezzo portale. Dovrebbe essere un piccone diamante. Vediamo subito, lo scopriamo adesso. No, purtroppo no. Però guarda che ci sta. Una città con Benovanthropods. Questa potrebbe essere utile per trovare delle cose molto interessanti. Però abbiamo l'ossidiana. Quindi in realtà, teoricamente, la cosa bella è che potrei fare il portale qui. Intanto prendiamoci qualche canna di queste, va? Questa cosa mi ha sempre fatto morire da ridere, veramente. Fa morire. Tanto queste cose vorrebbe fare le impalcature, quindi prendiamone, che poi tanto serviranno per fare le costruzioni, per fare tutto. Piuttosto che farlo qua il portale, prendo tutto, torno a casa, prendo il piccone in diamante e vengo a prendermi in altri pezzi, ok? Almeno li portiamo, li avviciniamo a casa, ok? Me lo voglio fare vicino il portale. Facciamo così, lasciamolo qui, tanto non importa. Sta diciamo già alla distanza giusta. Ne abbiamo trovato anche un altro più vicino di portale, quindi qui poi lo terremo qua da parte. Magari poi in futuro torniamo a controllare. C'è anche il bioma perfetto. Perfetto, mi piace. I pappagalli, venite qui belli. Vediamo un po'. Shhh. Pappagallo, vieni qua, cocorito.
E ti fischi in faccia a me. Vieni qua. Mannaggia la miseria, volate in alto. Vieni qua che ti faccio. Ecco. Dai. Ammazzo, te ne mangiai tutti. Porca miseria. I polli che mi seguivano. Ti mangiano tutti i semini. Vieni qua, scusa, scusa. Ma che cavolo, si mangiano tutti i semini? Ma non... Vabbè, non importa. Questa esplorazione è andata sui frutti e sono molto contento di come è andata l'esplorazione. Secondo i miei calcoli, esattamente lì dovrebbe esserci il nostro villaggio. Allora, tornati. Guardate quanta roba abbiamo tirato fuori da questa nostra avventura. Tanta roba, tantissima roba. Dobbiamo prendere il piccone in diamante. Anzi, potrei quasi farlo. Mi manca quel poco di ossidiana per finirlo. Infatti mi sa che quasi quasi adesso lo facciamo. Lo facciamo il portale adesso. Lo facciamo e come? Andiamo nel Nether. Ve lo dico io. Ve lo dico io che ci andiamo adesso. Oh? Oh? Il venditore! Il venditore ambulante! Buongiorno pescheria. Ah no. Mamma mia che brutto. Però c'è il Blue Eyes. Mamma mia che brutto. Non vedi niente che mi piace, sai, veramente. Vedo l'amma, sono belli. E anche i lacci mi servirebbero, sai. Vabbè dai, non lo picchiamo, dai, poverino. Poverino, ha raggiunto la nostra casa, la casa pisellotica qui. La cesta del cibo potremmo farla qui ancora più sopra. Dobbiamo ricordarci, io sono il re dell'ottimizzazione, ragazzi, Guarda qua, altra cesta, tutto quello che è vegetali, eccetera, eccetera, mettiamo tutto qui. Il carbone potremmo anche mettere un po' qui, almeno se non lo trovo so che c'è qui. Benissimo, mi pare che siamo a posto. Mettiamoci questa, che c'è comunque Protection 3, che sicuramente rispetto all'Iron Chestplate è comunque buono. Ancora, basta, vai via. Non vogliamo niente, guarda che esco fuori e ti ammazzo, Guarda tu, non c'è più rispetto, veramente. Ok, già sta facendo buio. A proposito, no, io ho letto, lo volevo piazzare, giusto, sì. Ma lo posso mettere sopra quest'altro? Immaginate. Letto a castello. Scusa, almeno dormiamo insieme. Non mi guardare così, no? Vuoi fare il mio compagno? Ti stai... Beh, è diventato invisibile. Oddio. Ah, giusto, per la notte, è vero, avete ragione. Abbiamo il letto a castello. Vomorus. Perfetto, possiamo dormire insieme, sei contento? Così così, e non ti piace tanto l'idea, vero? Dai, c'è il letto a castello. Che vuoi di più dalla vita? Sono pronto per andare nel Nether. Vediamo un po' se riusciamo a fare questo portale. E soprattutto dove lo facciamo il portale. Ma 9 pezzi bastano. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah no, me ne serve un altro. Ah mannaggia, mi serve un altro pezzo di ossidiana. Allora devo andare a prendere. Andiamo a prendere sto pezzo di ossidiana, va. Allora facciamo così, visto che qui c'è anche un sacco di lava. E a me francamente la lava neanche serve, prendiamoci intanto un pezzettino, che è quello che serve per il portale. Però prendiamo anche il resto. Bene. A parte che, vabbè, potrei anche non prenderli questi, I magma block sono solo fastidiosi. Porca la miseria, i villagers! Andate via, vado retro! Attenzione! Abbiamo una sfida partita tra Pablo e i villagers! Stupido! Ah, stupido! Venite qui, belli! Ci penso io a voi, maledetti! Bravi! Guarda che stupidi. Ti penso io a te, vieni qua. Ecco, bravo. Addio, maledetti. Ho preso anche lo standard. Vomorus, amigos. Abbiamo un problema, ragazzi. Torno al villaggio, parte l'assalto. Questo è un grande problema. Dovremo affrontare l'assalto, evidentemente. Cercheremo di giocarcela al meglio delle nostre possibilità, dai. Ci proviamo, almeno ci fanno anche gli sconti dopo. Vi difendo io, ci penso io a tutto. Però mi ha droppato... Ma ho droppato la crossbow. Ok, fermi. Posso fare delle frecce. Ok, mi serve, sì certo, la selce. Però devo uccidere un po' di cose, un po' di animali. Però magari... Guarda quante uova hanno fatto qui. Perfetto. La gravel, perfetto. Quante ne posso fare? Ah, cavolo. Perché così poche? Ah, giusto, non le stecchini. Cosa mi manca per farne altre? Adesso mancano le quelle. Vabbè, non importa. 35 dovrebbero andare bene, dai. Speriamo che siano abbastanza. Pablo è pronto! E Pablo è l'unico che può salvare il mondo. Pablo, te la senti? Sei pronto per affrontare questa sfida? Claro che sì, signor. E tu, lì, tuo amico. Vamonos! Pablo è pronto, apparentemente. E se Pablo è pronto, io sono pronto. Eccole, è partito il raid, ragazzi. Porca miseria, è partito! Ok, e tutti impazziti, guarda. Aiuto, aiuto, è partito il raid, lo so, è partito il raid, lo so. Eccoli. Oh. Aiuto. Aiuto, sono più forte di voi.
Vieni qua. Aia, cavolo. Aspetta un attimo, scusa, eh. Non trovo lo scudo, mannaggia la miseria. Chi è che? Oh, i lama gli stanno sputando. Vai, lama, sparategli. Mamma mia, ragazzi, i lama. Arriva di qua, arriva di qua. Eccoli, eccoli, eccoli. Arriva anche l'accettaro. Sparategli. Eccolo, è andato. Ciao, bello. Aia. Aia. Maledetto. Oh, che cavolo che mi ha fatto? No, cavolo. Dove stava? E il vendicator mi sa che è quello con l'ascia, vero? Non morite. Il golem ce l'ha fatta, ragazzi. Il golem ce l'ha fatta, il golem ce l'ha fatta, il golem ce l'ha fatta. Ripete tutto, ripete tutto, ripete tutto. Porca miseria. Oh, cavolo. Oh, cavolo. Porca miseria. No, non fate fuori villager, eh. Oh, porca la miseria. Questo va malissimo. Ok. No, non c'è il golem. Vieni qua tu, maledetto bacucco che non sei altro. Ecco, godo. Sì, ci vai. Quanto ti pare. Ok, perfetto. Maledizione, è morto il coso, è morto il golem. Ecco, vai pure tu, va. Maledizione. Dov'è ancora l'ultimo rimasto? No! I villager sono diventati zombie, porca la miseria. Meno male che c'è ancora il mio amico vivo. Il mio compagno di stanza è vivo. No! Li hanno sterminati tutti. Villaggio ormai è fantasma. Mi sa che devo trasferirmi in un altro villaggio, perché questo è diventato un villaggio fantasma ormai. Eccolo. Guarda dove cavolo sono infilato. Scusa, qui non ci puoi entrare, eh? Eh? Ma che cavolo. Fermo. Ecco. Mannaggia, maledetto. Avete visto dove cavolo sono infilato? Perfetto. Vieni qua. No, il creeper, cazzo. Maledizione. No, dietro casa. No, il creeper, no. No. Maledizione. Richiudo tutto, tranquillo, tranquillo. Non ti preoccupare. Che penso io. Guarda che maledetto, guarda. Mi penso di essere simpatico. Via dentro, 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 dentro. Dentro, maledizione. Cavolo. Ok. Fermi, fermi, fermi. È arrivato il big boy. L'ho circondato la casa, cazzo. Adesso che cavolo faccio? Guarda qui, guarda, guarda, guarda. Neanche il cancello sapete aprire. Mamma, sei proprio storti, posso dire. Beh, pure io non è che sono proprio tanto meglio, Stanno picchiando a vicenda, quello lì. Bravi, bravi. Aia. Aia, cavolo. No, no. Che cavolo è sto coso? Io me lo ricordo che cavolo è sto robo. Maledizione, ho perso. Hanno fatto fuori tutti i villager. Non so neanche come uscire più da qui adesso. Un delirio, un casino. È un casino veramente. Forse ce la faccio. E sono bravo, riesco a uscire. Aia. Aia. Ma come. Come cavolo vanno a prendermi se sto dentro casa? Porca miseria, che situazione del cavolo. Mai più. LeBron, aiutami tu. Che facciamo? Siamo circondati, LeBron. Dammi una mano, por favor. Prima intanto da lì, da qui. Aia. Ma come? Ma che cavolo? Aia, fa male. Ecco, appunto. Ormai quello che mi importa, l'unica cosa che mi importa è riuscire a sopravvivere. Poi questo villaggio diventerà deserto, purtroppo. Maledetto, ci penso io a voi. Quanti sono a dare fastidio questi? Guardali, guardali. Maledetto. Aia. Cazzo, porca miseria. Maledetto bobone che non sei altro. Porca la miseria. Una stecca da fuori mi è arrivata. LeBron, è un casino. Aia. Cacciarola di punta, porca miseria. Dovrò morire prima o poi sto coso. A meno che non vado abbastanza in alto da riuscire a... Vado qua sopra forse, sono a posto. Faccio lui e sono a posto. Ecco. Addio, maledetto. Aia. Non ho tempo per te. Oh. Mamma mia, quanto ci è voluto. Abbiamo un villaggio fantasma, purtroppo. Con due selle e un lama, purtroppo. L'unico lama rimasto. I resti, diciamo così, gli scarti sono rimasti. Solamente dei resti. Di questo doblio, di questo declino del povero villaggio. Non c'è più neanche un villager nel villaggio. Sono stati presi tutti, tutti quanti, dal primo all'ultimo. Maledizione. Dobbiamo cambiare casa. Sì, meno male che LeBron è rimasto vivo. LeBron, stai bene?
Meno male. Hai avuto paura, lo so che avrei avuto paura sicuramente. Mamma mia. Devo aspettarmelo, ma comunque. È andata così. È stata una triste storia. Pensavo di riuscire a farli, di batterli, di riuscire a distruggerli, invece no. Mai una gioia. Ci vorrà un bel po' per riprendermi da questa. Da questa disavventura. Sapete una cosa? È il momento di smontare baracca, baracchini, burattini, tutto. Trovare un altro villaggio da poter sequestrare per i nostri obiettivi. Avrò per sempre sulla coscienza questi. Questi poveri uomini. Di questo villaggio. Per sempre. È morto anche il mio compagno di stanza. Ci eravamo appena trasferiti insieme. Questo villaggio era popolato di uomini, di persone, di vita. Era pieno di vita, questo villaggio. Ora invece non è rimasto più niente. Sono i ricordi di quello che un tempo era. Ed è tutta colpa mia. È colpa di Pablo. Ha desertificato un villaggio intero. Per colpa della sua stupidità. La mia povera casa. Il lama e tutto ciò che rimane di questo villaggio. Non dobbiamo lasciare segni. Non dobbiamo lasciare tracce. Lo sento, lama. No te puedo dejar aquí. Se qualcuno dovesse scoprire quello che è successo, sarebbe un casino. Perciò... addio. Signor Lama. Che tristezza. Lebron, abbiamo fatto una grande cavolata, Lebron. Una cavolata gigantesca. Nessuna parola potrà bastare per descrivere quello che abbiamo fatto. Nessuna parola potrà bastare per rimettere tutto a posto. Come era prima. Come era un tempo. Il nostro coinquilino non l'abbiamo neanche fatto in tempo a chiedergli il nome. Come si chiamasse, Lebron. Mi sei rimasto solamente tu. E sai una cosa? Sai una cosa? Ti sei meritato un pesce. Tutto per te. Ecco qui. Hai fatto il bravo. Sei stato un bravo gattino. È il momento di sloggiare, di togliere le tende, di trasferirci in un posto. Un posto dove i miei sensi di colpa possono lasciarmi in pace. Tranquillo. Senza questi problemi. Io e te, Lebron, daremo a Skeir. Pablo se va. Dese lugar.